Le cave Ronchi dal chilometro verde al bacino azzurro, si può fare. Che cos'è questo bacino azzurro? Il bacino azzurro è un'idea progettuale che è venuta in mente all'inizio, quando ancora si cercava di capire come trovare un'alternativa al riempimento dei rifiuti delle cave, e occupandomi di questa materia mi è venuta in mente la presenza del rio Fossasso che passa a fianco alle cave, e quindi nell'ottica di una difesa idraulica del territorio ho pensato: ma perché non possiamo deviare il rio Fossasso all'interno delle cave? E allora attraverso un sottopassaggio della ferrovia. Quindi l'idea è quella di fare un bacino di eliminazione, cioè un bacino di contenimento, sfruttando la presenza attuale delle cave, che sono già scavate, già sono un bacino di contenimento, e nello stesso tempo sviluppare questa idea naturalistica, un bacino di eliminazione multiscopo, dove c'è la possibilità di incrementare la presenza di avifauna rara, che già è possibile vedere in questo momento in queste cave, realizzando delle aree umide, realizzando un laghetto artificiale, e quindi difendere il territorio, ma allo stesso tempo anche valorizzare l'area naturalistica. È un progetto fattibile, molto costoso? Allora, il costo di questo progetto sono gli espropri, sono sui 3 milioni di euro di espropri stimati e 1 milione di euro di interventi. Il canale scolmatore quarto lotto previsto adesso in progetto dal Comune di Montanaro, che diciamo che è alternativo a questa soluzione del bacino azzurro, ne costa 4 milioni e 600 mila euro. Quindi c'è un risparmio, ma soprattutto attuale, ma c'è un risparmio futuro, perché il piano regolatore prevede un ulteriore bacino di eliminazione sulla Gora Baina, in località dove c'è il duperatore di Montanaro, quindi dovrà spendere altri soldi per mettere in sicurezza più che altro il territorio di Chivasso, perché comunque il canale scolmatore porterà ancora acque a valle, con il rischio di allagare ancora Chivasso, mentre invece il bacino azzurro permette di mantenere tutte le acque a monte, non creare problemi a valle, in conformità alle norme nazionali, quelle dell'autorità di bacino, del piano per l'assetto idrogeologico, il PAI, che richiede proprio nelle linee strategiche di intervento di favorire le aree a laminazione controllata per evitare di portare le acque a valle e creare danni a valle. Un'opera di regimazione che però sarebbe anche naturalistica, ambientalistica e anche con risvolti turistici. Risvolti turistici, io ho fatto esempio in questa presentazione del parco di Racconigi, dove le cicogne, dove sono stati realizzati parecchi laghetti proprio per la presenza di cicogne e per la presenza di altri animali. E ho fatto vedere le immagini per esempio del castello di Montanaro, che in questo periodo è abbastanza deperito, come una speranza per Montanaro di diventare, non dico come Racconigi, ma insomma di valorizzare i suoi monumenti, la sua storia, attraverso anche la presenza di laghetti artificiali e dello sviluppo dell'avifauna proprio turistica, dello sfruttamento turistico di quell'area, che se voi andate già adesso a vedere in questo domani mattina trovate sicuramente l'airone cinerino, che io ho visto personalmente, e parecchi altri uccelli rari. Un'area veramente pazzesca, solo da vedere. Sembra strano che si possa pensare di colmarla con dei rifiuti. Ma che cosa si trova in questa zona delle Cave Ronchi? Nei censimenti che abbiamo fatto in 5 anni come associazione BN Italia e GIPS abbiamo trovato 167 specie di uccelli, di cui alcune piuttosto rare, di interesse conservazionistico europeo, che la comunità europea ci impone di proteggere sostanzialmente. Quindi è una zona ricca da questo punto di vista, non il classico posto dove ci sono gli uccelli comuni che vediamo ovunque. È una zona estremamente interessante, perché in un'area di piccolissime dimensioni c'è una grandissima biodiversità, sia di uccelli ma anche di altre specie, sia floristiche, sia insetti e anche altre cose. Voi avete fatto uno studio, avete fatto delle pubblicazioni, da che cosa può venire questa specificità di quest'area? Quest'area è interessante perché in un'area appunto ristretta rappresenta vari tipologie di ambiente. Abbiamo la parte per esempio che è stata cavata più profonda, che è interessante come zona umida, poi man mano si va verso l'area steppica, che probabilmente è un tipo di ambiente che qua in Piemonte probabilmente non esiste più da nessuna parte. Quindi Una cosa molto importante di quest'area qua è per esempio l'area steppica. Ci sono specie che si fermano in queste zone qua, e che praticamente c'è la possibilità di vederle solo in questo tipo di territorio. Adesso naturalmente la cava di nuovo attiva è stata ridotta ulteriormente, però comunque è proprio la specificità che in un'area così stretta ci sono vari tipologie di ambiente, e questo la rende molto interessante. Il progetto di proteggerla, di fare una zona protetta, è un po' naufragato, ma qualche speranza c'è ancora un ricorso in ballo. Sì, speriamo che appunto si possa ritornare
la ZPS. Per il comitato Restiamo Sani questa è una grande opportunità per vincere una battaglia che combattete da tempo. Sì, certamente, questa finalmente sblocca un po' l'idea che si ha degli ambientalisti. Questo non è più un ambientalismo del no, è un ambientalismo del sì. Noi abbiamo, insieme all'ingegner Ponchi, ha deciso di sposare questo progetto perché pensiamo che sia un progetto che possa salvaguardare la salute dei cittadini e portare avanti l'altro nostro progetto, che era quello della zona di protezione speciale sulle cave Ronchi, e porre fine definitivamente all'uso devastante del territorio e al rischio che arrivino materiali nocivi su quelle cave. La Regione nella conferenza dei servizi ha dato mandato al Comune per esprimersi su questo progetto, quindi diciamo che è tutto in mano al Comune, che avrà il dovere secondo noi di dare un parere presumibilmente positivo su questo progetto, anche perché appunto, ripeto, salvaguarderebbe il territorio montanarese da eventuali esondazioni.